Just to talk about British cinema has always had the disadvantage of the fact that it's in English and Americans speak English. And because of that, there's always been a schizophrenia in Britain, in British cinema, which has been, I think, disadvantageous to British cinema. So they've always had one eye on the American market, and it was not helpful in creating authentic, true film that's true to your own culture, to your own history, to your own world. Some films managed not to look over there at America, and whenever film didn't look at America but just thought about, you know, how films should be, which is just my artistic reaction to the world that I have around me. Lindsay Anderson, absolutely. Peter Greenaway was another director I worked with. Authentic filmmakers. But I found, and for a long time, I couldn't get a job in the British film industry. And I think partly because of this unfortunate sort of schizophrenia in the British film industry of wanting to break into the American market. I think film is much better when it's local, when it's specific to the world that the audience live in. Obviously, there are many different kinds of cinema, and I'm not, you know, putting down any of it. You know, I've just done a big superhero movie called Shazam, and you know, that those kinds of movies full of special effects, they're aimed at a certain audience, and they're fantastic. They're brilliantly made and extraordinary craftsmen involved in the making of a film like that. But excuse the me. Other kind of film. Could you pardon? Lara is a Marvel creator as well, but she will not be able. She will not be able to translate. Yes, sorry, ho detto anche Lara è una creatura da Marvel, però insomma a un certo punto. Però è bello che. Allora, il cinema britannico credo che abbia uno svantaggio di fondo, e cioè che è in lingua inglese. Gli americani parlano l'inglese, per cui ho sempre visto nel cinema britannico una sorta di schizofrenia, proprio derivata dal fatto che c'è il collegamento col cinema americano, e questo è il risultato svantaggioso per il cinema britannico. Il cinema britannico ha sempre un occhio rivolto al mercato americano, e questo nel corso del tempo non è risultato utile assolutamente, perché nel momento in cui si fa un film si perde quella volontà di fare appunto una pellicola che sia autentica, che sia vera, che sia fedele alla cultura, alla storia, al mondo da cui proviene. E questo purtroppo accade per questa schizofrenia e per questa volontà di imporsi sul mercato americano. E io appunto, ci sono stati dei registi che sono riusciti un attimo a prendere le distanze, Peter Greenaway, Lindsay Anderson, che appunto è stato citato. Io per lungo tempo però ho avuto difficoltà a lavorare all'interno del cinema britannico, proprio per via di questa schizofrenia dell'intera industria cinematografica inglese, questa volontà strenua di voler per forza penetrare il mercato. Ecco, io credo che i film più belli siano invece quelli locali, che mantengono la specificità del mondo del pubblico che poi appunto li va a vedere. Naturalmente ci sono diversi tipi di cinema, per carità, io adesso sono in un film appunto della Marvel, un film di supereroi, e devo dire la verità, è molto interessante, Shazam, perché è un film perché si vede anche l'artigianalità, è fatto a livello tecnicamente ineccepibile, c'è proprio l'attenzione per poter creare poi gli effetti che si creano. Grazie.